C'è nessuno? Sono ancora viva! Mi hanno rinchiuso qua sotto! Sono 6 metri sottoterra! Mi sentite? Ci sarà venuto nessuno al mio funerale! Oh! Hanno seppellito qualcosa con me! La mia anima? Non è ancora andata in paradiso! Io mi merito l'inferno! Dobbiamo scavare! Ah! Ah, la luce! Aiuto! Allora, cerchiamo di salire! Saliamo, saliamo, saliamo! Questa era la mia tomba. Ma davvero? Non c'è nessuno al mio funerale? Se volete essere al mio funerale... No, vabbè, dai. Se vi mancherò quando morirò, scrivete tipo Loki mi mancherai, qualche frase carina, tipo ero un padre stupendo. Minecraft mai Locchino fantasma ci aiuteranno a finire il gioco. Ma non solo, perché ad ogni livello ci daranno un aiutino in più. Una piccola manina, è letteralmente una piccola manina. È una manina minuscola di Locchino, sì sì. Voi non ve lo immaginate neanche. Avrò un sacco di aiutanti Locchino. Fantasmi, zombie, sarà di tutto di più. Non vedo l'ora. Ma non fermiamoci qui, perché guardate cosa abbiamo appena evocato. Un fantasma... No, dove stai andando? Dove stai andando? Ah, aiuto! Che spavento! Mi fa spaventare! Questi fantasmini attaccano con tutto quello che trovano, vedete? Se adesso noi ci craftiamo una spada e gli diamo una spada, loro prenderanno questa spada qui e ci aiuteranno a combattere. Vediamo se funziona, vediamo se mi ricordo ancora come si fa. La spada... Oh mio Dio! Oh, oh! Non doveva essere così! Prendi la spada! Prendila! Attacca tutte le entità che esistono, perché sono fantasmi che hanno qualcosa in sospeso. E quelle cose in sospeso loro le sfogano con la rabbia. Bravissimo, Loccantasma! Loccantasma! Oh no, sembra una malattia. Oh, la Loccantasma! Prendi la spadina. Prendi... No, cos'hai? Una freccia. Bello. Ne hai presa una al volo, dato che te le hanno tirate tutte contro. Ah! Sento un creeper. Dov'è? È lì sotto? Ah! C'è Loccantasma che sta combattendo contro il creeper. Vai, uccidilo, Loccantasma! No, è esploso. Ogni volta che otterremo un avanzamento ci daranno una nuova anima. Meno male, perché quel creeper l'ha fatto appena fuori. Abbiamo già guadagnato un livello. Con l'avanzare dei livelli si potranno anche ottenere degli zombie Locchino. Non sono proprio zombie. Aspetta, devo farmi questo. Devo prenderne solo 3, ti prego. Ah no, il creeper è esploso, è vero, è morto. Abbiamo fatto l'achievement e ci ha dato un soul minion. Quindi possiamo rievocarlo. Non esplodere questa volta, che la tendenza dei tuoi amici fantasmini esplosivi. Proviamo adesso col piccone di pietra. Dovrebbe darci un altro fantasmino. Eccolo qui. Non so perché mi fa uno screenshot ogni volta che mi dà un fantasmino. Evochiamo anche questo qui e avremo un'armata di fantasmini che ci aiuteranno a finire il gioco. Toh, prendete la spada gigante. Prendete le vostra. Aspetta, la do a te, così. Oh, gliela posso dare in mano direttamente. Andiamo a farci una spada di pietra. Ma anche la spada di pietra sarà gigantesca, gigenormica. Non lo so. Che bello i fantasmini con le spade giganti. Spadina di pietra gigante. Vediamo. No, questo è normale. Dov'è il mio fantasmino senza arma? Eccoti. Prendila al volo. Prendila, bravissimo. Attaccate, difendetemi. Non vedo niente. Ma stanno ridendo? Cosa ridete? Non fa per niente ridere. Sono in una caverna buia, aiutatemi. Sì, uccidete gli scheletri, sento dei rumorini. Grazie per avermi donato la visione fantasma. Dobbiamo solo prendere un po' di carbone. Ah, cos'è, un ragno? Uccidilo! Con la spada gigante, bravissimo. Prendiamo tutto, questa è esperienza, non è carbone. Dobbiamo pensarla come esperienza. Perché non vi ho ancora detto che i nostri schiavi potranno eseguire tutti i nostri ordini. Possiamo anche dirgli: ucciditi, bevi la tua stessa pipì, mangia la tua cacca. No, vabbè, fa un po' schifo. Però possiamo ordinargli letteralmente qualunque cosa. Non appena farò del ferro, potrò... No, no, niente blu. No, voglio... No, 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 il blu non mi piace. Voglio la zuzzurro, non il blu. Basta acqua. Chiudete i rubinetti. Mi sto bagnando tutto. I miei schiavi si devono bagnare per me, non io. Mi serve solo un ferro, perché col ferro poi possiamo fare l'achievement. Ho appena trovato il ferro. Sento delle risatine inquietanti. Non uccidere il pipistrello, Pipistrello è mio amico. Stanno uccidendo qualcosa, perché loro possono passare attraverso i muri. Ecco, sento uno zombie. Aiutatemi, Vai, alla riscossa, vai con la spada di legno. Credo che
le priorità siano di potenziare i nostri minion, i nostri schiavi, invece che potenziare noi stessi. Perché noi con la spada di ferro, sì, carino, ma... No! No! È stato ucciso da uno zombie! Lo sapevo, dovevo potenziarli. Forse gli posso dare anche un'armatura. No, non credo, l'armatura non sta a soffrire i fantasmi. Beh, che dire, ci facciamo una crafting table, poi ci facciamo una bella fornace, anzi due, così molto più veloce. Una e due, metà di carbone qui, metà di carbone qui, metà di ferro qui e metà di ferro qui. Non vedo l'ora di avere gli schiavi, non vedo l'ora di avere gli schiavi. Anche se i fantasmini sono abbastanza utili per aiutarci. Vediamo se ha finito di cuocere. Sì! E adesso ecco qui un'altra animella. Però con questa animella sapete cosa facciamo? Facciamo sì! Facciamo una bella spada di ferro e non la teniamo noi, ma gliela diamo a lui. Quindi lo evochiamo e gli diamo... No! Ti prego, torna qui, dove sei andato? Com'è che vi devo chiamare? No, Lochino! Come si chiamano questi fantasmi? Gli devo dare dei nomi. Dateli dei nomi ai fantasmini. Tu che sei senza arma, tieni! Ok, gli ho dato la spada di ferro. Bravissimo, ora fai le tue cose da fantasma. Beh, spaventare la gente. Bravi, qui vedo che avete ucciso degli scheletri, dei ragni. Ecco, c'è qualcuno! Aiutatemi! Salvatemi! Che fantasmini! Fantasmini! Non so che nome dargli. Dateli i nomi. Vorrei chiamarli come li avete chiamati voi adesso. Ma non lo so, perché sto ancora registrando. Uno si chiama Fantasma Formaggino, perché puzza di piedi. Dato che io non ho le scarpe. Cioè, nella mia skin non ho le scarpe. Vedete? Quelli nuovi di voi sanno che io non ho le scarpe. No! L'ho colpito. No, adesso si arrabbia. No, non ti arrabbiare. Non ti arrabbiare. Sono io il tuo padrone. Rispettami. Ubbidisci. Sembra cattivi. Ok, se n'è andato. Meno male. Ed ora nuovo fantasmino. Nuovo fantasmino. Nuova arma. Per il nuovo fantasmino dovremo procurarci un piccone di ferro. Quindi ecco l'altra animella. Non so perché mi fa uno screenshot ogni volta. Ecco l'animella. Ah, giusto. Gli devo dare. Dagli la spada. Dov'è? Non se lo combatte coi pugni. Tieni. Mi sta aspettando. No, non raccogliere questo. Dov'è? Non tu. Non tu, no, tu. Ma perché ti metti davanti al crafting table? Dov'è? Qua. Tieni, ce l'ho fatta. Andate a ammazzarlo, ammazzatelo. Brutto, schifoso, puzzolente. Col cervello marcio. Ci manca pochissimo e possiamo evocare i nostri schiavi. Spavento mi ha fatto. Ci facciamo anche un'accetta e adesso andiamo a cercare il diamante. Perché il diamante è un altro achievement. Piano, piano. Ho sentito un creeper! Dov'è? Aiuto! Uccidetelo! Aia! Ah! Ah! Brucia! No, minion esploso da creeper! Prendiamo un po' di ferro. Oh! L'hanno buttato giù, bravissimi! Mancava poco! Guardatelo, è intrappolato! The floor is lava! Bravi, fatelo cadere nella lava! Vai! No, ce ne sono due, come ce la farà adesso? Impossibile! Dobbiamo solo arrivare al livello 8 e potremo sbloccare... Sì! L'abbiamo sbloccato, giusto? Se non ce ne andiamo subito, presto questa sarà la nostra tomba! Dobbiamo scappare! L'aria aperta! Che bello! I miei fantasmini! Molto inquietanti! La mia tomba! Cose che si vedono tutti i giorni. Fatemi un attimo pensare. Come si faceva? Come si faceva? Ah, giusto. Ragazzi, l'oscurità in questo momento ci sta ascoltando. Oscurità! Ok, va bene. Possiamo diventare cattivi. Possiamo passare dal lato oscuro. No, ok. Ma prima c'è un piccolo questionario da compilare. Il questionario demoniaco. Possiamo dissacrare una tomba, e l'abbiamo già fatto perché era la nostra, spawnare un culto demoniaco, oppure... No, facciamo dissacrare una tomba. Oh, cosa è successo? Cos'è questa musica? The gods are pleased with your sacrifice. Gli dèi sono contenti del tuo sacrificio? Ma in che senso? Ho dissacrato questa tomba? Quindi qua c'è dentro qualcosa? No. Come si fa? Aiuto! Quindi adesso sono cattivo, ma i miei occhi sono ancora azzurri. Sto facendo delle cose bruttissime. Eccola! Ho ucciso un bambino! Non so se avete visto. Ve l'ho zoomato. Così, faccione grande. Abbiamo ottenuto la Master Staff, che è un biberon gigante. Ma perché? Quindi adesso posso...
Abbiamo il nostro primo schiavo. Posso averne un altro? Sì! Fino a 4, giusto? 4 schiavetti. E li posso ordinare? Aia, sto morendo di fame. Sacrificatevi, voglio mangiarvi. Oh, ci sono delle pecore. Devo andare a mangiare le pecore. Andate, aspetta. Intanto vi ordino di scavare il legno. Vai, bravissimo. Vai a scavare il legno. Poi me lo riporta, eh. Oh, sto morendo. Belle pecorine. Buone. Cucinate a 90 gradi nel forno. Che godore. Dai, ti prego, non morire. Vai, aspetta. Ce l'ho, è qua. Mangia, non muori. Oh, cosa fai dentro lì? Ma come sei seduto? Ma cosa sono queste scoregge? Ma che, perché le scoregge? Ma che cos'è? Perché scoreggia? Ma non ha senso. Ma l'ordine è una scoreggia. Distruggiti. Ragazzi, dovete distruggere l'albero. Allora, vi faccio vedere come si fa. Parlano pure. Benissimo. Venite tutti qui. Venite. Ora vi insegno. Praticamente prendete l'accetta. Vedete? Fate così. Ma cosa? No. Devi lavorare. Frustato. Lavorate. Dai, dovete solamente tagliare quest'albero. Ce la fate a tagliarlo? Allora, facciamo un qualcosa di più semplice. Andiamo a cercare i diamanti. Quindi, partendo da qui, iniziate. Bravi. Miei pro di schiavetti, iniziate a scavare il mio mineshaft. Forse dovrei darvi una mano. Non lo so, scavate, bravissimi. Finalmente fanno qualcosa. Li frusto per farli andare più veloci. Più veloce. Bravo, prendi tutto quel ferro. Mi ha dato tutto. Avete visto? Voi vi state divertendo, eh? Piccolini. Beh, hanno scavato tutto questo qui. Però potrei anche fargli scavare molto di più. Torna sull'occhino che andiamo fuori a fare una cosina. Non so dove siano finiti tutti gli altri. Ne è rimasto soltanto uno. Bravo! Sta tagliando gli alberi! Con l'accetta in mano di ferro. Neanche gliel'ho data io, me l'ha rubata. No, ce l'ho ancora io. Bravissimo, taglia tutti gli alberi. E poi quando ha finito... Sì, li sta tagliando tutti. Ma sei fantastico. Sei il figlio che ho sempre voluto, l'occhino. Vai, cioppetta, cioppa. Sì, sta scavando, bravissimo. E quando poi finalmente io voglio che mi riporti tutto. Bravo, è finito? Riportami tutto. Ok, se ci clicco mi dà tutto. Grazie mille per il 21 di legno. 1, 2, 3 e 4. Finalmente ce li ho di nuovo tutti. Aia, cos'è? Ah, la fame. Ma spreca tantissimo comandare questi minion, eh. Devo continuare a parlare. Qui ci sarà il nostro nuovo campo base. Pronti, tagliate tutto il legno, bravissimi. Deforestate questa zona, la voglio vedere piatta. Intanto pecorina, tu mi servirai perché... Mamma mia, quanto spreca da ricomandi. Devo continuare a mangiare, è Minecraft, ma devi mangiare per avere dei figli. Non l'ho capito. Cioè, è vero che si dice che quando una donna è in attesa, è incinta, deve mangiare il doppio perché deve mangiare anche per l'altra persona. Ma io qua devo mangiare per 4. Cioè, sono 4 minion, 4 figli. Già non bastava un locchino, no. 4, grazie mille. Non ho detto niente, stavolta me l'ha portato di sua volontà. State venendo? Sì, venite, datemi tutto. Grazie mille. Siete gentilissimi. I figli che ho sempre voluto. Ma quanto legno ho mandato? Sono così gentile che vi costruirò una casa. Perché sono bravo. O una prigione. Se ogni volta che pensavo a mio figlio volevo trovare un modo per darlo via, questi invece mi piacciono. Una piccola casettina così. Non deve essere bella, deve soltanto essere una casettina per loro. Si dovranno riposare ogni tanto, o no? Mamma mia, quanta fame che c'ho. Ecco, come un deficiente mi sono intrappolato da solo. Come ne usciamo da questa situazione? Forse ci facciamo una crafting table. E ora ci facciamo una bella porta. Ecco qui la porticina e la casina per i nostri amici che prenderanno la pioggia. Vabbè, in un modo o nell'altro dovranno bere, no? Sapete che mi stanno portando talmente tante cose che devo farmi forse un sacco di chest. Diventerà il mio magazzino allora, non la loro casa. Poi, teoricamente, possiamo modificare il modo in cui loro scavano. Quindi in altezza, se noi aggiungiamo tantissimo di altezza, tipo 25, e gli ordiniamo di scavare qua, dovrebbero scavarmela. Oh, velocissimi in 4 adesso. Vai, puzzette. Adesso li motivo ancora di più.
più veloce, più veloce! Blocchini più veloce! Andate, scavate! Trovatemi il diamante! Bravissimi, io vi guarderò qui dall'alto. No, non scorreggiare! Perché te la scoreggia? Vi guarderò qui dall'alto, siete bravissimi, state facendo un ottimo lavoro. No, sempre fame! Brutti figli schifosi! Non avevo notato che in realtà abbiamo molte più anime! Guardate quanti locchini divertini! Divertini perché ridono. Stanno tutto il giorno a ridere per quando... Oh! Quando spaventa la gente. Sta diventando un po' un casino. Troviamo il diamante, finiamo Minecraft, andiamo a battere l'Ender Dragon con un'armata di locchini. E gli daremo tutte spade in diamante. Vediamo se riusciamo a battere l'Ender Dragon. Bravissimo, portami in giro, locchino. Sono sulla testa di Locchino. Adesso vi ordino di scavare là in fondo. Vediamo se ce la fanno. Bravissimi, hanno fatto anche le scaline. Vai, cercatemi molto più diamante. Servirà un'armata di spade in diamante. Scava, scava. Ma siete lenti. Più veloce. Più veloce. Più veloce ancora. Scava. Siamo pronti per battere l'Ender Dragon. Una volta che ci tufferemo dentro, la nostra armata si evocherà di nuovo e batteremo quello schifoso. Ah! Ok, aiuto, aiuto. Fatemi una scala. Aspettate, provo a evocarli, eh. 1, 2, 3, 4. Benissimo, ce ne abbiamo 4. Aiuto. Non vedo neanche l'Ender Dragon, è tutto nero. Non t'ho guardato, non t'ho guardato, non t'ho guardato. Aia! Brutto, schifoso. Dove sono i miei fantasmini? Ragazzi, ci pensate voi? Venite alla riscossa. Andiamo a uccidere quello schifoso l'Ender Dragon. Come faccio a ordinarli di ucciderlo? Ce la faranno? Non lo so, è troppo grosso. Dobbiamo prima distruggere tutte quelle cose che lo curano, gli End Crystal. Loro stanno facendo una strage di Enderman. Bravissimi, ridete, spaventateli. Ah! Armata! Pronti al mio segnale! No, la mia armata è andata fuori. Uso, attaccalo! Bravissimi, uccidetelo. State uccidendo? State attaccando? Dovete attaccarlo, non gli Enderman, l'Ender Dragon. Perché siete stupidi? Come sono stati spiaccicati? No, sono stati uccisi tutti dal respiro dell'Ender Dragon. Uccidetelo, siete inutili, fate schifo. Ragazzi, quanti siamo rimasti? In 4. Fate schifo. Facciamo finta che siamo riusciti a finire questo Minecraft, ma rievochiamo tutti i nostri locchini che sono quelli più utili. E stavolta li facciamo scavare un mineshaft. Vediamo se possono scavare un mineshaft. Potete scavare un mineshaft nell'end? Sì, bravissimi, voi scavate. Ci facciamo un bunker contro sto Ender Dragon, che i fantasmini fanno schifo. Aiuta, veloce, no! Ci locchini. Da Loggedotto spero abbiate dato un nome ai locchini fantasma. E ciao.